say I don't like no more books anymore, but ever since I started reading in digital format, I just don't do it anymore. Carrying a big Ciao, finalmente mi mostro, mi faccio un pochino vedere. Oggi è sabato, come avrete visto dalla clip iniziale, e io sto per preparare il pranzo perché stamattina ho lavorato, oggi pomeriggio lavoro, non so fino a che ora, comunque esco con Franci e Kobe assolutamente perché ho bisogno di un attimo di respiro, ma adesso, così proprio subito, vi volevo far vedere delle cosine che abbiamo comprato per la casa, per Kobe, eccetera. Allora, per Kobe abbiamo comprato, ci serviva la spazzola che era rotta e quindi abbiamo comprato la spazzola, adesso ci sono i peli però, la spazzola per il Dyson. Praticamente si attacca qua al Dyson, si tiene premuto mentre si pettina il cane. Come c'è scritto, cioè come ho visto in un video, meglio se per cani a pelo medio-lungo perché altrimenti rischia di grattare troppo. Questo tubo, come vedete, è non telescopico perché non si chiama così, però è allungabile, quindi è comodissimo perché si può allungare quanto si vuole. Intanto sentite Kobe che beve perché stava mangiando, stavo per dire pranzando, in realtà sì. E niente, poi si rilascia. E si dà una passata con il Dyson, cioè si fa un'aspirata di Dyson e tutti i peli finiscono qua dentro e quindi di conseguenza nel Dyson. Fantastico. Si può anche usarla facendo andare il Dyson, quindi pettinando il cane mentre il Dyson va, però cioè con Kobe abbiamo provato e non ha grandi problemi, però è un po' più scomodo anche perché si deve sempre tenere premuto il pulsante del Dyson e tutto. Poi vi volevo un attimo appoggiare qua. Perché vi voglio far vedere, intanto scusate il rumore, ma vi voglio far vedere il cinturino alla luce naturale, alla luce del sole. Veramente molto molto bello, non so se si vede. È un lilla freddo che tende quasi all'azzurro. E poi vi voglio far vedere un'altra cosa che ho qua dentro, ma scusate, per lo sballettio. Ma abbiamo comprato anche per sostituire la nostra vaporiera questa bellissima pentola di Moulinex. È la Turbo Cuisine e fa diverse cotture, tra cui ovviamente il vapore, cioè la cottura a pressione. E poi c'è in umido, zuppa, saltare in padella, vapore, cottura al forno, sottovuoto, slow cook, riso, yogurt e fermenti, porridge. E modalità chef regolabile. È fantastica, l'ho già provata per le verdure di Kobe e veramente è velocissima e cuoce alla perfezione. Ah, un'altra cosa che vi volevo mostrare è che ho risistemato tutta la mia scrivania. Aspettate che giro.
Ecco qua, sono molto soddisfatta di come l'ho riorganizzata. Adesso scusate, ci sono tutti i cavi perché sono a caricare diversi dispositivi. Praticamente ho spostato quel rialzo in legno da qua a là, ho girato la multipresa della Bitticino perché mi sembrava più comoda così e ho un pochino sistemato, ma niente di che, però sono molto soddisfatta. Adesso preparo il pranzo. E presumibilmente la prossima clip sarà, come vi dicevo, fuori. Non so neanche dove cosa sto calpestando io. Guarda belle le nuvole sulle montagne. C'è tutta nebbia che arriva. Ah, è nebbia? Eccolo! Anzi, facciamo così. Fatto, fatto. No, l'unico. Fatto, fatto. Dov'è il sasso di Castro? Quella Qua non è quello più dietro. là, c'è il cucciolino di Ah, questi. là. Dove c'è la nebbia? Quello a destra è Monte Rosso e quello a sinistra è Esatto. Castro. Vabbè, comunque, fatto, fatto. Sei perplesso? C'hai lì lo sguardo da perplesso. No, basta, amore. Devo finire la traduzione. Basta. Non mi chiamo il mio questo cagnino. Concludo il vlog così vi saluto con pizza. Ce l'hai le olive in più? No. Pizza mia e patatine. Questo video finisce qua. Ci vediamo sempre con diciamo con l'immagine della pizza venerdì con un nuovo video. Ciao!